finalmente, dottor Kofrosic. È nottata. Pioggia e bore. Niente carrozza. Sono dovuto venire a piedi, ma è tanto urgente. Ma ieri sera sembrava lucido. Mica veri a chiamare il dottor Za ieri sera. Ma se sembrava normale. Venga, faccio strada. Ma stia calmo, ormai è fatta. Ma ci può essere azione più malvagia di riportare in sé un ammalato senza nessuna speranza di salvarlo? Dottore, ma perché lo vuol far rinvenire? Per mettergli la camicia di forza? Ma che discorsi mi fa? Ma se quel povero uomo è condannato, lo lasci almeno morire in pace. Lei è un cattivo figlio. Pare che abbia fretta di spedire suo padre all'altro mondo. Io? Ma è lei che lo ha condannato, dottor Kofrosic? Tenendo in vita suo padre, io lascio aperte tutte le possibilità. Ma quali? Si è appena detto che non ce ne sono. Da fasi il bravo, signor Zeno, almeno una volta. Ma cosa vuol dire per una volta? Mezz'ora in più di respiro può decidere il destino di un patrimonio, non capisce? E nel suo caso, se permette, suo padre, vedendola sollecito e amoroso al suo capezzale, potrebbe modificare il testamento. Giù in piazza, alla fontana, c'è dell'acqua. E ammettiamo la camicia di forza? No. Oh, in questi alberghi di Vienna, l'acqua è cattiva. Fermo! Stai giù, lo sto tenendo! Papà, ti prego! Via! Via! Fermo! Ah.